La parola all'onorevole Scilippotti, prego. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, Sottosegretario, io credo che sia utile e importante per tutti aprire la dialettica su alcuni argomenti importanti come questi temi che stiamo affrontando oggi, in modo particolare il tema proprio in discussione in questo momento. Ma sentir parlare, dico con tutto il rispetto che ho per il collega Cambursano, sentir parlare di Croce Rossa, e forse ho capito male io, ma se la Croce Rossa dovessero essere le banche italiane, io credo che effettivamente siamo in un momento molto difficile, non soltanto della politica, ma anche dell'economia nazionale e internazionale. Pensavo di fare un altro tipo di intervento, ma vorrei ricordare, perché so che lo sanno i colleghi che sono intervenuti in quest'Aula prima di me, anche il signor Ministro e Sottosegretario, che la legge 154 del 92, l'articolo 4 e l'articolo 5, sulla trasparenza bancaria aveva delle indicazioni ben precise per tutelare i cittadini italiani e le piccole e medie imprese che erano state truffate dalle banche italiane. Erano state truffate ed era intervenuto un decreto che poi è stato nel 1993 inserito ufficialmente all'interno del testo unico bancario, invitando alle banche di rivedere le posizioni che avevano nei confronti delle imprese, delle famiglie italiane, rinegoziare il comportamento che loro avevano utilizzato, che era un comportamento usuraio e avevano creato le condizioni per il suicidio di molte persone che erano a capo di piccole e medie imprese. Allora sentire in quest'Aula parlare come se le banche fossero le persone più astrattamente le banche, perché poi parliamo di banchieri, fossero le persone più corrette di questo mondo, e che tutti ci dovremmo non soltanto spellarci le mani per applaudire, ma tirare dalle nostre tasche fino all'ultimo soldo per salvare le banche o per fare gli interessi solo ed esclusivamente di alcuni speculatori, io credo che siamo su una strada completamente sbagliata. E come ritorno per un attimo a quello che era stato detto all'interno di quel decreto legge che richiamava le banche a rinegoziare quel comportamento scorretto che avevano utilizzato prima del 93, durante il 93 e dopo il 93, che era il comportamento dei tassi di interesse che venivano chiamati tassi di interesse uso piazza. E allora per qualcuno che forse non riesce a seguirmi su questa riflessione, tassi di interesse uso piazza significava che una banca che si trovava a Milano poteva applicare il 10%, un'altra che si trovava a Messina il 14%, un'altra che si trovava in un altro luogo, in un'altra regione, in un'altra città poteva applicare tassi di interesse completamente diversi. Allora si era intervenuto e si era fatto questo decreto per dire rinegoziate, restituite gli interessi che avete preso indebitamente dalle tasche degli italiani e fate dei nuovi rapporti contrattuali. Questo non si è verificato ed è successo in Italia che solo pochissimi sapevano di questa norma e sono entrati in contenzioso con le banche, tant'è vero che oggi vengono molte delle sentenze che sono iniziate nel 1993, oggi vengono a favore di queste piccole e medie imprese che hanno aperto un contenzioso nei confronti di queste banche. Perché l'hanno fatto? Allora, cioè, perché si sono comportati in questo modo? Perché non hanno rinegoziato? Perché sapevano perfettamente l'atto di scorrettezza che loro avevano fatto. E guarda caso, le banche vengono richiamate nel 1992 quando si mette in atto il trattato di Maastricht, in quel momento che l'Italia comincia a perdere la sovranità monetaria. E per completare, un'altra riflessione viene fatta in quel momento e viene poi completata nel 1997. Perché faccio questa riflessione? Perché è stata fatta ad arte il comportamento dell'inserimento dell'euro per dare anche una pacca sulle spalle
alle imprese che si erano trovate in difficoltà ed erano stati trattate male perché erano state rubate da parte delle banche, viene fatto questo decreto. Ma questo decreto non viene tenuto in considerazione, perché nessuno ne parla e tutti fanno squadra dicendo non parliamo e non richiamiamo nessuno. Se qualcuno se ne dovesse accorgere ci farà causa, noi pagheremo quel qualcuno, ma non risponderemo dei 50 miliardi che noi abbiamo truffato agli italiani. Quello che sto per dire oggi qui in quest'Aula non è che mi passa per la testa oppure l'ho letto su una rivista, ma è dato e sono fatti documentati e presentati alle varie procure della Repubblica d'Italia. E qualcuno sta prendendo veramente atto di quello che noi diciamo per fare chiarezza su questo comportamento. Allora quella era la prima e la seconda fase, perché anche su questo dovremmo ragionare, perché molti colleghi parlamentari fanno finta di non capire quando parliamo della perdita della sovranità monetaria nostra, con il primo e il secondo passaggio e il terzo passaggio che si consuma con un governo tecnico. Allora il primo governo Amato, secondo un governo che viene chiamato Ciampi, il terzo è il terzo governo tecnico. E che cosa si consuma? Il terzo passaggio. Il terzo passaggio per creare tutte quelle difficoltà al nostro popolo italiano. Ma questa è una riflessione politica che ci saranno altri luoghi e altri momenti per discuterlo. E si chiama pareggio di bilancio, cioè a dire deficit e PIL che devono andare alla pari. E allora alcuni paesi in questo momento che non lo rispettano perché sanno perfettamente le difficoltà che attraversano le popolazioni che vivono all'interno di questi stati, l'Italia, perché è la prima della classe, completa con il terzo governo e il quarto governo tecnico che è presieduto dal nostro presidente, come si chiama il presidente di questo governo tecnico? Non te lo ricordi nemmeno tu. Allora il presidente di questo governo tecnico, che cosa succede? Fa il terzo passaggio e fa il pareggio di bilancio, perché fino a qualche giorno fa che cosa avevamo? Avevamo la possibilità di avere un'oscillazione del 3% fra il deficit e il PIL. Oggi invece non possiamo più averla. Che cosa significa? Che se dovessimo essere messi in condizione di non poter affrontare alcune situazioni particolari, noi, governo tecnico, che cosa diciamo e impegniamo questo Parlamento che dice bene e giusto, prendiamo i soldi dalle tasche degli italiani. Costi quello che costi, non ha nessuna importanza, ma noi dobbiamo pareggiare ad ogni costo il deficit e il PIL. Ma la cosa più grave qual è? La cosa più grave è che oggi come oggi si verifica un fatto veramente strano, ma un fatto che diventa incomprensibile. La Banca Centrale Europea presta 489 miliardi e 116 miliardi di euro vengono utilizzati, vengono presi di questi 166 miliardi, vengono utilizzati per determinati meccanismi che non si riesce a capire che cosa fanno, ma i meccanismi lo sappiamo perfettamente quali sono e che cosa devono fare. Ma la cosa ancora più grave è che Draghi dica attenzione, noi ve li prestiamo questi soldi, ma voi li dovete utilizzare per fare che cosa? Per comprare obbligazioni. Cioè dire che cosa dobbiamo comprare? Obbligazioni di Stato. E dovete comprare obbligazioni di Stato che sono debiti. E questi debiti che cosa dobbiamo comprare? I debiti di Stato. Cioè dire ci danno un finanziamento e un'agevolazione per avere liquidità, cioè danno liquidità alle banche per aiutare che cosa? Le imprese. E loro prendono questo denaro all'1% e loro che cosa fanno? Non ridistribuiscono questo denaro a coloro i quali sono stati truffati nel 93 e prima e sono stati massacrati, ma vanno a comprare obbligazioni che rendono da un minimo del 7 a un massimo del 9%. E le imprese sul territorio non hanno il minimo vantaggio perché non usufruiscono di quello che ha fatto la BCE. Ma guarda caso, nessuno ne parla, ma tutti lo sanno che BCE e banche italiane significa che al 30%, o al 28%, o al 29%, o al 31%, non sappiamo la percentuale giusta quant'è, sono
e sono la stessa cosa. Cioè dire, prendono queste denari, entrano da un posto, girano dall'altro e fanno un giro di carta che non serve a niente. Allora, oggi qual è la riflessione che noi dovremmo fare? La riflessione che noi dovremmo fare è un'altra. Capire che le banche nei confronti degli italiani si sono comportati in modo scorretto, ma non vogliamo criminalizzarli, ma vorremmo soltanto che venissero aiutate le piccole e medie imprese e le famiglie, perché per anni non sono stati aiutati. Il comportamento di questo governo, per quello che è successo e per quello che sta succedendo, non è un comportamento a favore dell'Italia, degli italiani e delle famiglie, ma è un comportamento a favore delle banche, che è stato dimostrato che nei confronti degli italiani si sono comportati in modo scorretto e hanno rubato. Hanno rubato nel momento in cui hanno applicato i tassi usurai che venivano chiamati tassi uso piazza. E quantomeno dovrebbero restituire agli italiani quel denaro che hanno rubato, perché la vita di chi è suicidato non la possono più restituire. E a conclusione, perché ho voluto fare cenno ai tassi di interesse uso piazza? Perché molti imprenditori si sono suicidati, perché le banche nel 93, nel 94 e nel 95 chiedevano indietro dei soldi che loro dicevano di aver prestato. Chiedevano 10, ma non avevano prestato 10, avevano prestato 1 e i tassi di interesse che avevano applicato erano tassi di interessi fuori dalla norma. E allora quel 10 non corrispondeva alla realtà, perché la realtà era, avevano prestato 1 con un tasso di interesse del 7, arrivava a 1 più 7, invece loro chiedevano 40 perché avevano applicato un tasso di interesse che non era il 7 ma era il 20, era il 18 ed era stato detto ed è stato detto che quella percentuale che andava dal 7 al 20 era un tasso di interesse usuraio. E allora l'unica cosa che dovrebbero fare le banche oggi è prendere coscienza. I banchieri dovrebbero prendere coscienza dell'atto che hanno utilizzato di scorrettezza nei confronti degli italiani e quantomeno cominciarsi a comportare in modo corretto. E se loro non volessero comportarsi in modo corretto, ci dovrebbe essere un governo e un Parlamento che li stimolerebbe a comportarsi così. Cioè che cosa significa? Significa che dovrebbero richiamare l'attenzione in modo principale la Banca Centrale per dire, la BCE per dire, tu dai la possibilità di liquidità, ma questa liquidità tu la devi investire, la devi dare a coloro i quali sul territorio ne hanno bisogno per rilanciare la nostra economia e salvaguardare le nostre piccole e medie imprese e le famiglie. Questo è quello che noi dovremmo chiedere e quello che dovrebbe chiedere un governo che rispetti gli italiani. A prescindere dalla mia posizione che ho sempre avuto e continuo ad avere, che questo governo non è legittimato a governare e ha fatto morire la democrazia popolare e la democrazia parlamentare, perché è un governo illegittimo e che nasce in un momento di difficoltà perché alcuni partiti politici non hanno avuto la capacità di affrontare due argomenti. Una, la questione economica, e l'altra questione, che è una questione, è una tematica importante, che è il referendum, che i cittadini italiani avevano detto questa legge elettorale non ci piace, modificatela. E siccome all'interno di questo Parlamento ci sono parlamentari che sono da 30 anni messi qua dentro e hanno dimostrato di non saper rappresentare gli italiani, l'unica cosa che dovrebbero fare, avendo riconosciuto questo governo tecnico, è dimettersi e far venire all'interno di quest'Aula persone che hanno il coraggio di difendere gli italiani e la patria che si chiama Italia.